La Fondazione Paola Fedrigoni nasce nel 2018 e, per volere del primo presidente Alessandro Fedrigoni, e il suo scopo era diciamo di riconoscenza nei confronti dei dipendenti ed ex dipendenti delle cartiere Fedrigoni e per aiutarli nelle loro necessità, che fossero queste per problemi di salute, per problemi economici, per aiuto negli studi dei figli e per premiare anche quello che erano le eccellenze che potevano raggiungere i figli in ambito scolastico e universitario. Negli obiettivi di questi proprietari della Fedrigoni c'era una particolare cura nel cercare di sostenere la cultura e sostenere le famiglie in questo percorso di formazione dei propri figli, perché credevano molto nella formazione e nel futuro dei giovani, che venivano da esempi così importanti come quelli dei loro genitori, che erano stati collaboratori ottimi dal punto di vista del sentire della proprietà della Fedrigoni. Per saperne di più sulla fondazione vi invito tutti gli interessati a visitare il nostro sito, che è www.fondazionepaolafedrigoni.it, e a leggere anche il bando, il nuovo bando 2024, che verrà pubblicato il 1° luglio appunto del 2024.